Cominciamo a essere un po' preoccupati. Ci siamo visti con l'azienda verso la fine del mese di settembre per quanto riguardava la cessione e la terziarizzazione della banchina, quindi di siderurgica Triestina. Sì. Poi era stato avviato anche un discorso analogo sulla centrale elettrica. Questi due percorsi al momento non hanno nessun cenno di sviluppo. Sindacati preoccupati per i silenzi e i rallentamenti sull'attuazione dell'accordo di programma per la Ferriera di Servola. Le segreterie territoriali di FIM, FIOM, UILM, FAILMS e USB chiedono un incontro di monitoraggio anche sul piano industriale al Ministero dello Sviluppo Economico. Che noi abbiamo chiesto da più tempo di avviare un confronto sul piano industriale per quanto riguarda le azioni che andranno fatte sull'ingrandimento del laminatoio, che sono propedeutiche al rientro dei lavoratori. Identica la situazione per la riconversione della centrale, scrivono ancora i rappresentanti dei lavoratori, che sottolineano come tali silenzi, oltre a una situazione complessiva di difficoltà dovuta alla pandemia, stiano alimentando le preoccupazioni dei lavoratori sul rispetto delle tempistiche previste dall'accordo per l'ampliamento dell'area a freddo e la conseguente riqualificazione di tutte le maestranze. Oggi quello che prosegue a sprombattuto sono le demolizioni, l'abbiamo visto, Sì. ma quanto riguarda gli aspetti industriali, beh, questo sicuramente è fermo al palo. Quindi a noi quello che preme, a noi sindacato metalmeccanico, sicuramente è la reindustrializzazione, l'ampliamento dell'area a freddo, il revamping della centrale, tutte quelle attività che devono riportare dentro i lavoratori. Allora, l'accordo di programma è stato firmato a giugno di quest'anno, i mesi stanno passando. È stato avviato un primo lotto di formazione di 50 persone, però è evidente che, insomma, cominciamo a intravedere un certo ritardo.